Queste sono le Nike Air Zoom Max Fly e in casa Nike sono una scarpa di punta per quanto riguarda tutte le gare da velocità, quindi dai 60 ai 400 metri. Sono una scarpa davvero interessante poiché è stata la prima della sua specie per quanto riguarda le Super Spikes e le abbiamo viste per la prima volta a Tokyo alle Olimpiadi 2021, del 2021. Inoltre è stata la scarpa che ha indossato il nostro Marcel Jacobs per vincere la finale olimpica dei 100 metri. Questa è una scarpa dal design davvero accattivante, sono veramente le scarpe da velocità più belle presenti sul mercato, per colorazione e anche per stile. È una scarpa che monta una piastra in carbonio che è a tutta lunghezza, quindi dal tallone fino alla punta, fino all'avampiede. Ha un'unità Air Zoom nell'avampiede che vi garantisce un effetto molla incredibile e anche un discreto stato di comfort nell'indossarla. Inoltre ha una tomaia fantastica in Flywave che vi garantisce la massima aderenza a questa scarpa e ve la fa sentire davvero come una calza. È una scarpa che nella taglia US 9 pesa circa 156 grammi, ha un drop di 4 mm. Ha una piastra in carbonio flyplate a tutta lunghezza che vi garantisce il massimo ritorno di energia e in più l'unità Zoom Air, oltre a proteggervi da un eventuale comunque stress di un appoggio pesante di avampiede a terra, vi garantisce un effetto molla, quindi una spinta aggiuntiva insieme alla piastra in carbonio che è incredibile ed è davvero unica. Inoltre questa scarpa monta anche la schiuma più nobile in casa Nike, ovvero la Zoom X, e la monta esattamente dal tallone fino al medio piede. Ecco, anche questa è un'altra cosa molto positiva, a mio parere, perché quando si recupera da una prova veloce, chiaramente si tende a stare ad appoggiarsi molto sul tallone. Ed ecco che questo rende la scarpa anche più comoda nei momenti di riposo tra una ripetuta e l'altra. Anche perché vi garantisco, prima che nascessero queste famose Super Spikes, le scarpe da velocità erano davvero scomode e dopo 10 ripetute, dopo 10 ipotetiche ripetute in un allenamento di velocità, non vedevi l'ora di togliervele. Questa scarpa inoltre monta 7 chiodi, ok, da 6 mm, 7 chiodi posizionati in vari punti specifici per garantirvi la massima aderenza in pista. I lacci sono lacci con intagli e prevengono ogni tipo di scivolamento ed ecco perché insieme alla Super tomaia in Flywave, molto aderente e anche molto comoda, vi garantisce una calzata davvero incredibile. E questa è stata l'unica scarpa, con cui mi sono trovato davvero bene a livello di calzata. E con altri modelli, dico la verità, mi ritrovavo leggermente a scivolare dal tallone al tendine, a scivolare un po' verso l'esterno, ok, con questa scarpa, quindi che mi facesse questo effetto qua, il piede. Nonostante vi garantisco il numero fosse perfetto, mentre con questa lo sento veramente ben saldo, quasi come fosse una calza. La sensazione che hai quando le metti la prima volta è quella di una molla sotto il piede che tende a spingerti in avanti. Quindi se non riesci a controllare tanto, diciamo, questo effetto, senti proprio il piede che scappa in avanti ed è piacevole. Per un velocista è davvero piacevole. Altra cosa, la combinazione di questa piastra in carbonio flyplate con l'unità Air Zoom vi garantisce un'esplosività e una reazione incredibile a terra con questa spinta che è incredibile e ve ne accorgete soprattutto nella fase lanciata. Altra cosa che mi è piaciuta e che altri brand purtroppo, visto che non fanno, è mettere i chiodi rimovibili. Questa è una scarpa pensata, ok, non solo per gli atleti di elite, quindi non solo per i professionisti o i più grandi campioni del settore, ma è anche pensata comunque per, tra virgolette, l'atleta medio. Unica cosa, un consiglio che mi sento di dare nell'utilizzo di questa scarpa, oltre che a togliere un po' di stress in quello che è lo schiacciare il piede a terra in questo movimento qua, grazie appunto all'unità Zoom Air, però è una scarpa. Pensate esattamente per una gara di velocità dove tendini e muscoli sono chiamati a comunque al massimo sforzo. E questa scarpa vi garantisco che anche in allenamento vi costringe a correre forte. Ecco perché io per ragazzini comunque in fase di sviluppo, quindi cadetti e allievi,
non le consiglierei subito. Richiedono comunque una tecnica di corsa leggermente adeguata, perché così riesci a controllare al meglio questa scarpa. Il budget purtroppo è un budget generoso, perché è una scarpa che costa circa 250 euro, potete trovarla anche scontata su altri siti, quindi non solo su Nike.it. Le due cose che in realtà non mi sono piaciute invece di questa scarpa sono state il tempo di adattamento che hanno richiesto. Ci devi correre un po' per sentire come sfruttare al meglio questa scarpa molto performante, okay? Che ti offre la massima prestazione. Quindi il tempo di adattamento può cambiare da persona a persona, però comunque è difficile che in un paio di settimane riuscite già a correrci perfettamente, come magari si poteva fare con una vecchia scarpa da velocità, dove le mettevi ed eri già tranquillo, eri già adattato subito. Altra cosa invece che non mi è piaciuta, provandole su sprint in curva e anche su gare in curva, quindi 200 metri, non le ho trovate molto stabili, dovuto questo al fatto dell'unità Zoom Air, che il piede, tendendo a comunque atterrare magari in questo modo, garantiva delle volte meno stabilità, e credetemi, è una sensazione che si sente e non del tutto piacevole. Quindi anche lì o ci si impara a correre molto bene in curva con queste scarpe a forza di usarle, oppure insomma si può tranquillamente anche per le gare di 200 metri usare un'altra scarpa. Ho sentito tanti amici o comunque tanti atleti lamentarsi della fragilità dell'unità Air Zoom, che dopo diverse ripetute tendeva a scoppiare o comunque a cedere del tutto. Questa scarpa la potete trovare anche in offerta, quindi non a prezzo pieno di 250 euro su tanti siti, uno fra tutti che dispone di tutte le colorazioni, anche se non so ancora se tutte le taglie siano disponibili, ad esempio Top 4 Running. Ed ecco, questa è una scarpa che se volete migliorare o provare comunque a dare il massimo per quanto riguarda le vostre gare da velocità, ve la consiglio al 100%. Questa scarpa non è stata usata soltanto per gare dai 60 ai 400 metri, ma è stata usata anche per gare di 800 metri. Quindi ecco che magari col tempo si scopre che è una scarpa anche leggermente più versatile anche per quanto riguarda quelle distanze lì. Probabilmente quest'anno sarà in uscita la Max Fly 2 e non vedo l'ora di vederla e provarla in pista. Ciao a tutti!